Bella guys, qui Giants Milk, vi abbraccio tutti a uno ancora prima di iniziare e vi rinnovo come sempre guys, la richiesta di supporto, lasciate il like, gustatevi il video, spero che vi piaccia, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il tutto con i vostri amici. Pronti per iniziare? Io ci ho messo un attimo a riprendermi dall'ultimo episodio. È stata una puntata attesa dall'inizio alla fine, sfociata in una fuga fighissima. Se ancora non l'avete visto, vi invito a fare un salto all'episodio 13. Ma è ora di vivere i ricordi di Ellie con Tommy. Siamo a 2 anni prima degli eventi nel nostro presente, nel presente del gioco. C'è subito spazio per una nota, guys. Voglio vedere le note precedenti, come avevo fatto con Joel. Dunque, sono reduce della giornata più bella della mia vita. È la più brutta. Kat sta lavorando sul mio braccio quando mi è saltata addosso e mi ha baciato. L'ho spinta via, le ho urlato in faccia, temevo di averla contagiata, cioè sono infetta, più o meno. Non lo so come cazzo funziona questa merda, e se si trasformasse, come la metterei? Ha una famiglia. Le ho chiesto di fare 2 passi, ho mentito dicendo che ero ne... Le ho chiesto di fare 2 passi. Ho mentito dicendo che ero nervosa perché non avevo mai baciato nessuno. Non se l'è presa per la mia reazione, abbiamo passato il resto della giornata a chiacchierare. Poi è venuta da me a guardare un film e si è addormentata. Sono stata sveglia tutta la notte a fissarla. Oh, che tenera. È la prima cotta? Nel caso mostrasse segni di infezione. Ma al mattino stava bene, niente di niente. Non sono contagiosa e piaccio a Kat. Che cazzo di ottovolante. Che cazzo di ottovolante. Kat spacca di brutto, tutto qui. Mentre eravamo di pattuglia, Jesse mi ha detto che Kat mi ha definito la sua ragazza. Fa tutto alla luce del sole, ha anche parlato alla madre di noi. Mi ha tenuto per mano quando stavamo al lago, mi ha baciata di fronte ai nostri amici. Credo ormai lo sappiano tutti tranne Joel. Dovrei dirglielo? Non lo so, chissà come reagirebbe. Ma secondo me è bene, guys, non mi sembra il tipo da porre certe barriere. Ho l'impressione che Dina mi stia evitando. Kat dice che è gelosa del tempo che passiamo insieme. Io continuo a invitarla, ma Dina dice sempre che è occupata. La gelosia. Ci siamo lasciati anche nella puntata precedente con una Ellie gelosa nei confronti delle attenzioni di Dina verso Jesse, eh? Quindi. Il corpo sulla pietra, poi cancellato, in equilibrio sul vuoto. Segui traccia costellazioni in cielo. Io traccio linee sulla. Io traccio l'inchiostro sulla tua pelle, che nasconde, cancellato, che copre cicatrici e ustioni, che ornano il buio come stelle. Qui fuori c'è odore di foglie bagnate e legna da ardere. Oh, comunque. Rinnovo i miei complimenti a Ellie che come disegnatrice, cazzo, è un drago. Io neanche se mi siedo lì su questa roccia e passo tutto il giorno a disegnare, faccio disegni così. Dei vagabondi. Quanti? Una manciata. Non possiamo lanciare il fucile. Oh! Diciamo che col fucile se la cava, Tommy. Vuoi provare? Ma ovvio. Anche perché nell'arco di Sicuro? un paio d'anni devo Mi fare una sento strage. buono. Secondo voi questa è un'anticipazione che presto avremo un fucile da cecchino? Vedi il cartello, quello rosso? Prova a centrarlo. Premi È X perfetto per stanarli dai nascondigli. per usare il mirino. Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. Sì, Capito. notato. In base, queste sono le Tieni tacchette, quelle d'occhio che la strada. vedete, Colpisci il cartello. della Se hai lontananza. voglia di strafare, prova a colpire il centro del cerchio. Beh, il coltello è. Il Perfetto. cartello l'abbiamo preso. Il rumore li attrae. Beh, siamo di pattuglia.
Eliminiamoli. Merda. Compensa la discesa del proiettile. I proiettili sono soggetti alla gravità. Mira più in alto per compensare. Ma se state fermi, cazzo. Boom. Bene così. Ce ne sono ancora. Fai con calma. Cazzo. Mi piace. Ancora due. Calma. Ci arriverà. Ancora due. Sono finiti. Ce ne sono altri di qua, se vuoi continuare. Siamo andati via via migliorando. Ok. Di qua dove? Da dove arrivano? Le orde attraversano questa zona in inverno. E qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. E come lo spieghi? Beh, forse quando la pressione barometrica raggiunge una temperatura... Ma che cazzo ne so. Controlla il capanno. Sì, sta scendendo. Perché? Ah, un animale morto. Guarda vicino al camioncino. Stanno sbranando quel cervo. Sembra abbiano fame. Cazzo, quasi. Sei un fenomeno. Sono stupito. Eh sì, caro. Sembra sicuro. Ce ne saranno altri di qua. Allora, se posso dirvi la mia... bello, sì, esteticamente. Realizzato molto bene questo fucile da cecchino, ma... il gunplay... lascia un po' desiderare, eh. Guarda giù in fondo. Sotto la cabina. Vicino alla torre, visto? Nel senso che io non sto facendo niente per stabilizzare la mira. E come vedete è praticamente ferma. E poi spara a ripetizione. Direi che... dici? Fantastico. Altri tre. Si poteva fare un lavoro migliore. Ma questo non è un gioco di guerra. Non è un gioco per appassionati di armi. Stai migliorando? Sì. E la mia è solo paio. Una noiosissima puntualizzazione. Però... ben fatto. Buttarli giù con lo sniper da sempre, grosse satisfaction. Amo l'odore dell'autunno. Non ne vedo altri. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Ha la voce un po' da cazzone questo Tommy, eh? Rendimelo. No, potevi lasciarmelo già che c'eri. Ci voleva proprio. Certo. Joel tu la chitarra. Signore. Tu il fucile da cecchino, mi sembra giusto? Forse non dovrei dirtelo. Ma Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. Ah, ok, ci proverò. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Egli ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è male. Però non quanto la chitarra, dai. Ho visto dai. Che non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai... te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino.
Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Dai, che riviviamo un po' di cose. L'ha fatta apposta. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Come mai lei non è restia a voler stare con, da sola con Joel? Eppure nel flashback di un anno prima si perché gli offrite sempre volontari trovano per così ruta? Bene insieme. Perché c'è il divano più comodo del mondo. Accendo il fuoco, mi distendo. Magico. Sì, effettivamente negli ultimi tempi sempre Joel e Tommy insieme. Dite che vale la pena esplorare? Ma magari troviamo qualcosa. Il colpo l'avamposto ti piace? Voglio solo controllare di avere tutto. Cosa ci fa qui questo Savage Starlight? Penso sia di Joel. È un fumettino. Numero 6. Accrescimento. Daniele e il capitano Ryan sono stati gettati nell'arena, dove dovranno combattere fino alla morte sotto gli occhi affamati dei viaggiatori. Riuscirà Daniele a mettere da parte i suoi sentimenti per il capitano e combattere per la sua stessa sopravvivenza? Una bella coppia. Pensate quando tutto era normale questo posto. Forse non ti servono delle corde. Mi sembra che suoni bene. Vista bellissima. Sì, suona una meraviglia. Sì. Arrivo, Joel. Ok, andiamo. Bene, seguimi, piccola. Shimmer? Voi lo riconoscete? Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh, due runner in una casa. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove reclute. Ascolta, se ti senti pronta, mi fido. Oh, è così okay. Che si parla. Grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo. Sì. Ricordi quei fumetti di... Adesso ve lo dico. Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Starr è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il capitano Ryan in duello. Sì, beh, lui se l'era cercata. Mi ha stupito la scena della fuga. Sì, buf. Il negozio di musica è più avanti. Devo lasciare i cavalli. Sì. Bellissimo. D'accordo. Questo paesaggio. E Shimmer, non che combinare guai. Eh sì, è Shimmer. Comunque, stavo per domandarvi, secondo voi, negozio di musica, vi confesserà della sua relazione?
Io penso che si stia per creare la situazione giusta. Serve una mano? Ce la faccio. Da qui non credo si passi. Cosa? Cosa? Come hai detto? Una volta si passava niente. Ok, quindi... Se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Ci sto. Se una volta si passava a nuoto, ora è diventata una pozzanghera. Bella. Una carta. The Ostinger. Oh, questa mi manca. Sono già soddisfatta. Boh, vedi che ne valse la pena venire qua con Joel. Allora, Maxence Pierre. Mente 60, forza 40, filiazione nessuna. A 14 anni fu abbandonato dai genitori nel cuore delle montagne Noir. Con l'ausilio di un falco dotato di un'intelligenza fuori dal comune, riuscì tuttavia a raggiungere una baita, dove incontrò un misterioso sciamano. Proprio lì, seguendo un rigoroso addestramento, Max sviluppò le capacità di entrare nella mente di sparvieri, rapaci e altri uccelli predatori. Ora lavora come ladro o spia per i migliori offerenti, tentando di scoprire dopo anni le ragioni del suo abbandono. Neutrale. No. Mi ha ricordato un po' Prey, questa cosa qua, questo potere qua. Voi l'avevate giocato all'epoca? Ho trovato il una primo, carta rara nel canale. L'originale. Ancora. Sei solo invidioso. Faccio il massimo. Per renderti insopportabile, Joel. Secondo me questo hotel riserva delle brutte sorprese, brutte, brutte, guys. Merda. Vieni a vedere qui. Pensi di riuscire a passarci? Ma sei serio? Posso provare. Ah, ok. Attenta però. Certo. Ci sono! Un momento! Bene. E se ci danno la bottiglia perché dobbiamo distrarre qualcosa, amori miei. Niente? Sto cercando. Bingo. Ah, ciao. Ciao. Non male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. Ma pure. E niente. Prego, eh. Non ci fa spostare la macchinetta. Un attimo e sono subito da lei. Questo posto mette i brividi. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. No. Metti la maschera. Fuck. Ah. Devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Mm. Ok, d'accordo. Dobbiamo usare la testa. Piccola, se non indossi la maschera, rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non l'hai detto a nessun altro, vero? A Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene. Andiamo. Sei mai stato qui?
No, solo in strada. Inizio a pensare che sia stato un errore. Inizio a pensarlo anch'io, cazzo. Sto guardando intorno che magari troviamo qualcosa di interessante. C'era un passaggio. Questa sarà chiusa? No. Ok, questo era il passaggio che volevo per... che stavo per dirvi. Gli hanno sparato da parecchio. A quando risale l'ultima pattuglia qui? Non saprei. È uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Che schifo. Questo è un adulto. Forse era di passaggio. Dopo di te. Ellie, vieni. Siamo di pattuglia, no? Ok. Sì. Il lavoro chiama. Spettacolo. Spettacolo. Altri infatti vengono dal bagno. Preparati. Comunque, il combattimento corpo a corpo, guys, è penso la parte più riuscita del gioco. È fenomenale. Beh, ce la siamo cavata con danni zero. Top player. Qua giù. Un attimo, Joel. Che è pieno di robine qui. Andiamo! Occhio! Cazzo. Sono di sopra! Lì davanti! No! Che cazzata, guys! Porca troia! Occhio, sono di sopra! Allora, la prima. Ma dai, cazzo. Niente, pensavo fosse sufficiente, guys.
Occhio! Sono di sopra! Sulla destra! No! Oh, cazzo! Oh, potresti anche coprirmi. Avete visto che gli è rimasto il segno addosso sulla schiena del campo? Che figata, che figata. Un runner! La tua destra! Ehi! Aiuto! Ci sono, contrariamente a quanto sei tu. Adesso mi fa bene. Ecco gli altri! Che cazzo! Oh, ma quanti sono? Oh. Joel, ce l'abbiamo fatta. Così pare. Ottima idea, passare nell'hotel. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Tanto scrivo ogni singola parola. Ma ora possiamo solo andare avanti. Ci sono Joel, sto arrivando. Fammi preparare. Qui sembra si possa passare. Ti seguo. Fuori, guys. Porca zozza. Bastardo. Si stacca delle cose addosso. Cazzo, pure tu mancavi. È morto. No. Di stronzo è clamoroso. Cazzo. Ho temuto il peggio quando ho visto passare. Quando ho visto partire la scena.
Ma ce l'abbiamo fatta. Ma che cazzo di schifo sei? Anche questo. Stai bene? A parte l'età che avanza, niente che una notte di sonno non possa guarire. Voglio andarmene da qui. Cazzo. Anch'io. È pieno di pezzi di schifo sparsi per le stanze. Che stai facendo? Dando una via di fuga. Se ci fossero due bloater ad attenderci. Andrà tutto bene. Io spero che questo sia l'unico del gioco. Ma niente spore. Mi sa che è un po' impossibile. Una bella battaglia, vero? Non si vedono spesso bloater qui in giro. Sì. Jesse e Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che sta succedendo? Puoi dirlo. Si frequentano, vero? Più o meno. Perché? Oh, ho notato come Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo amici. Ehi, guarda che ho fiuto per queste cose. Direi di no, Joel. Esatto. Non illuderti. Se la ride lei. Ehi. Bloater. Questo è stato clamoroso. E io che mi lamentavo dei segugi, guys. Ce la fai a passare da qui? Certo, sono passata là sotto per entrare nell'hotel, figurati. Vedi cosa c'è? Sì. Ok. E questo chi è? Non finiscono mai. Grazie. Sì. Ehi, Joel. Sono loro, vero? Loro chi? La coppia fuggita l'anno scorso. Ragione. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orta e ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Minchia. Tosta. Gli ho sparato. Ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Porca zozza. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale, hai detto che ce n'erano a decine come me. Sì, così dicevano. No, così dicevi tu. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te.
Dai, secondo me lo sa. Lei lo sa che sta dicendo cazzate. Ti sembra questo il momento, Ellie? Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Avete notato il tatuaggio? Tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso chi di... Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa, Ellie. Magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? Lei non l'ha mai mandata giù, sta cosa. No. Si sente colpevole in parte. Bene. Forza. Comunque, vi dicevo, avete notato il tatuaggio? È un'altra chicca sul quanto è fatto bene il gioco, perché il tatuaggio è incompleto rispetto al presente che stiamo vivendo. In questa fase era, diciamo, in costruzione, in lavorazione. Guardate qua. Completissimo, colorato, pieno. Figata. Ehi, ci penso io. È un tipo a posto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Magari. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte e medicine. Questo ospedale? Sì. Noi ci ricordiamo di Nora. Ehi, vuoi andare ora? Sì, vero, è guys. Una pista. Non puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Tanto lo sai che è inarrestabile, Dina, dai. L'ami anche un po' per questo, no? Sì. Allora, se seguo la Route 5, dovrei arrivare all'ospedale. Bene, guys. Abbiamo vissuto i ricordi di Ellie di 2 anni fa. Abbiamo visto un altro piccolo pezzo del passato tra Ellie e Joel. E abbiamo sconfitto il nostro primo fottutissimo bloater. Ora abbiamo l'obiettivo di raggiungere Nora all'ospedale. Vi aspetto nel prossimo episodio per vedere come si evolverà la storia, se raggiungeremo già Nora e alla fine per scoprire se troveremo Tommy così facilmente e chi è stato allora a farsi tutta quella scia di cadaveri fino a questo momento. Ciao guys, al prossimo video da Giants Milk.